E finalmente avete trovato un agente letterario che ha creduto nel vostro lavoro, avete firmato un contratto di rappresentanza e l'agente ha cominciato a presentare il vostro testo agli editori. Tutto bene? No, purtroppo, perché nel tempo avete portato a casa soltanto una lunga serie di rifiuti, magari anche qualche complimento, però nessun contratto di pubblicazione. E adesso la primissima cosa da fare è parlare con il vostro agente letterario per capire se ci sono ancora delle possibilità di manovra. Nel primo caso l'agente letterario vi dice sì, ho ancora degli interlocutori papabili. Ovviamente vi chiederà dell'altro tempo, se ha lavorato bene fino a quel momento, se si è dimostrato serio, puntuale nelle risposte. Io questo tempo glielo concederei. Se l'agente letterario invece vi confessa e conferma di non avere più interlocutori, di aver interpellato tutti gli editori con i quali normalmente lavora, ovviamente il vostro rapporto finisce qui. Il problema è che se l'agente letterario ha presentato il vostro testo a tutti gli editori, ovviamente non avete più interlocutori nemmeno voi e soprattutto non riuscireste neppure a convincere un altro agente letterario a prendersi in carico il vostro testo perché quell'agente non avrebbe più spazio di manovra. Per cui tecnicamente il vostro testo è bruciato. Se invece l'agente letterario ha, per esempio, lavorato con i grandi editori e i medi editori, a voi restano tutti, e sono tanti, e sono anche alcuni molto bravi, gli editori indipendenti, perciò avete diverse possibilità. Ma possono succedere anche delle altre cose, e queste altre cose non sono sempre gradevoli. Può per esempio accadere che non sia soltanto l'autore a voler tentare con il self-publishing perché non ne può più di attese, risposte, mail degli editori, ma può essere lo stesso agente letterario a proporre l'autore di autopubblicare. Tutto bene? Assolutamente, nel senso che per prima cosa l'agente letterario può capire molto bene che per un autore avere un testo nel cassetto sia una sensazione frustrante. Prodursi, autoprodursi e collocarsi su una piattaforma significa potersi far leggere, incontrare dei lettori, avere dei primi feedback, per esempio. Tutto questo non comporta però il bruciarsi il proprio libro, perché Amazon non è un editore, è una piattaforma in cui potete vendere il vostro testo che rimane inedito. Per cui doveste trovare un editore interessato al vostro libro, non dovreste far altro che ritirare il testo dalla piattaforma e ovviamente l'agente letterario può sperare che, sapete come si dice, uno su mille ce la fa, il vostro testo venda molto bene o comunque venda un po', e questa è una leva niente male per andare da un editore a fargli vedere i risultati e quindi convincerlo a pubblicarvi. Ma c'è un piccolo problema, nel senso che un testo che viene presentato agli editori è una bozza, un testo che deve essere invece pubblicato su una piattaforma deve essere corretto, leggibile, impaginato e deve avere una copertina. E chi fa tutte queste belle cose? Le può fare l'autore, occhio, attenzione, ho fatto tanti video sul self-publishing, andatele a vedere, oppure l'autore può pagare dei professionisti per fare questi lavori, oppure l'agenzia letteraria può proporre i propri consulenti per fare questi lavori. E qui attenzione, se voi pagate per una correzione bozze dovete parlare con un correttore bozze che deve avere questa competenza e questa esperienza. Lo stesso vale per l'impaginatore o il grafico che realizzerà la copertina, perché ci sono quelle agenzie che, come dire, cambiano un sacco di cappelli, fanno i traduttori, i correttori, gli editor, gli agenti letterari, ma si rischia qui di fare tuttologi multitasking, cioè di fare male contemporaneamente un mucchio di cose. Ma può anche succedere che l'agente letterario vi proponga di inserirvi in una sorta di incubatore, in una sorta di spazio virtuale in cui dovreste essere sotto l'attenzione degli editori. Beh, per carità, ogni occasione può essere un'occasione, ma se vi vengono chiesti dei soldini io vi consiglio di ragionarci un po' su, perché pensateci, l'agente letterario non ha trovato l'editore quando lavorava per voi, è andato direttamente a proporre il vostro testo, lo ha fatto nel migliore dei modi possibili, si spera, difficilmente riuscirete a trovare una casa editrice in questo incubatore, non credete? Ma la situazione più complicata è la seguente, quando l'agenzia letteraria vi propone di pubblicare il vostro testo, perché magari ha anche un marchio editoriale. Ora, dobbiamo fare un piccolo ripassino. L'agente letterario è quel mediatore che fa gli interessi dell'autore e lo tutela dall'editore, che non è necessariamente brutto, cattivo e ladro, alle volte può anche succedere, ma soprattutto, semplicemente, è un imprenditore e fa i propri interessi. L'autore dovrebbe fare i propri, l'agente letterario si assicura che questo si verifichi, anche perché gli interessi dell'autore sono anche gli interessi dell'agente letterario. Ora, se il vostro agente letterario vi fa anche da editore, abbiamo un piccolo problema di conflitto di interessi. Ma
la cosa si può anche ulteriormente complicare nel momento in cui l'agente letterario, che vi fa anche da editore, vi propone anche un bel pacchetto per promuovere il vostro testo, 1.000, 2.000, 3.000 euro per comunicare la pubblicazione del vostro libro. Il mio consiglio spassionato è di investire in quei soldi in un bel viaggio, frizzi e lazzi, tanti libri, quello che desiderate, oppure più semplicemente, se siete pragmatici, con questi soldini potete realizzare un ottimo self-publishing. Insomma, se le cose non stanno andando per il verso giusto, non abbiate fretta, non entrate in panico, non vi agitate, perché è il miglior modo per ficcarvi nei guai. O come diceva il buon Pascal, tutti i guai degli esseri umani derivano dal fatto di non saper star fermi in una stanza.